tutti, benvenuti, terza edizione di Liberi Oltre, e sono Michele Boldrin, abbiamo qui Arianna, Antonio, del collettivo Tortuga, che è un collettivo, come dire, autogestito, va bene così, come parola, di studenti di economia e laureati e anche master, insomma, originatisi in Italia un qualche anno fa, credo che il punto d'origine fosse la Bocconi, poi si è allargato. Alcuni sono all'estero e loro fanno piccole o grandi, medie ricerche su temi economici e si sono avventurati a scrivere un libro con un titolo piuttosto di successo, perché Bloomberg l'ha appena imitato in traduzione inglese, I'll take care of it, e loro hanno detto ci pensiamo noi. Bloomberg fa tutto da solo, loro invece fanno assieme. E, d'altra parte, Bloomberg vale 64 miliardi, loro non ancora, però si sta andando a fare con i vostri contributi. Allora, la sezione questa e la seguente l'abbiamo strutturata attorno a una presentazione da parte loro di alcune loro idee, proposte, vedremo, di cose che credo vorrebbero venissero fatte o fare, e l'idea è che presentino per un 40-45 minuti. E poi io farò qualche domanda e domande dal pubblico. Bene, buon lavoro, benvenuti, grazie e avanti col Cristo. Bene, grazie per l'invito. Buongiorno a tutti. Insomma, le 10 di mattina del sabato non sono facili. Adesso siamo qua per parlare di Ci pensiamo noi. E partiamo, Michele ci ha già introdotto insomma su chi siamo, e molto brevemente siamo una cinquantina di ragazzi, tutti under 30, età media 25 anni, io ne ho 24, ho già i capelli bianchi, però insomma si va avanti così, e facciamo articoli, collaborazioni, vari progetti, abbiamo organizzato due hackathon di policy making. Adesso ci sarà la terza fra un mese e mezzo a Bologna. Siamo assolutamente apolitici e partitici, quindi collaboriamo con tutti. No, lo scopo è parlare di cose meritevoli, no? Al di là del colore politico. Siamo stati fondati in un pub milanese che si chiamava appunto Tortuga. E ancora oggi manteniamo un po' quello spirito di avventura e di arrembaggio che ci contraddistingue sin dall'inizio. Il motto è tratto da una famosissima canzone, Non arrivarci per contrarietà. Ecco, adesso andiamo al libro. Probabilmente tutti conoscete Goya, il Saturno che divora i figli, no? È un po' la situazione, la metafora, se vogliamo, dell'Italia di oggi, secondo noi, nel senso che veramente rischiamo di non avere un futuro noi qui. Vedremo dopo nella parte sulla fuga dei cervelli, l'anno scorso se ne sono andati in 117.000, tantissimi, tantissimi di noi. Siamo oggi, abbiamo praticamente un quarto dei giovani è senza lavoro, è disoccupato, e quasi un terzo è NEET, quindi non ha né un lavoro, né studia, né fa formazione, no? La povertà assoluta, che è il capitolo 1 del libro, no? Sta schizzando, dopo la crisi siamo stati, grazie mille, siamo stati la categoria dai 15 ai 29 anni, la categoria d'età che più di tutte ha subito i danni della crisi e che ha visto aumentare la povertà giovanile. Quindi. Il debito pubblico 132%, siamo in aumento peraltro, e sappiamo che grava sulle nostre spalle. La spesa in istruzione, insomma, ovviamente non pretendiamo che la spesa in istruzione sia uguale a quella pensionistica. Quello che ci preoccupa più che altro è compararle con la media UE o OCSE. Istruzione siamo piuttosto sotto alla media, mentre le pensioni siamo ben al di sopra, un 25% sopra.
sono priorità, no? Il libro nasce proprio per mettere al centro un po' la questione giovanile. Secondo noi non si parla abbastanza di temi giovanili, non si sa bene nemmeno quali siano le priorità per noi giovani, quali siano i problemi che viviamo ogni giorno, mentre si parla tantissimo, anche perché purtroppo la nostra generazione pesa poco politicamente, no? Siamo sempre meno e purtroppo si parlerà sempre meno di noi. Quando i baby boomer andranno in pensione, insomma nel 68 se non erro, sono nati 1 milione di neonati, poco più. Oggi ne nascono 435.000, cioè c'è uno sbilanciamento enorme che chiaramente in un sistema proporzionale come il nostro pesa tantissimo. Quindi diciamo, abbiamo detto, noi lavoriamo da tanto tempo come Tortuga su vari progetti per migliorare il paese, no? Come possiamo metterci in gioco? Abbiamo deciso di scrivere un libro. Il libro è Ci pensiamo noi. Ci pensiamo noi, diciamo, è un titolo sicuramente audace, come diceva prima Michele. Diciamo, importante dire, allora, è il che pensi mi milanese, no? Cioè un rimboccarsi le maniche e darsi da fare, non è noi abbiamo la verità in mano, ecco, adesso vi racconto come deve andare l'Italia. Queste occasioni sono anche utilissime per noi per raccogliere feedback e migliorare le policy che per ora abbiamo costruito, basate sulle analisi e i dati che ora vi presenteremo. Però ecco, il noi non siamo noi di Tortuga, siamo noi giovani. È un libro che è stato scritto a 100 mani praticamente, con dei contributi incredibili, ed è importantissimo, insomma, lavorare assieme. Le nostre due missioni, lo scriviamo nell'introduzione, da un lato è stop alle rendite, redditi non rendite. Patrimoni in Italia sono 9 volte i redditi, cioè c'è uno sproposito, una proporzione che probabilmente non esiste in nessun altro paese industrializzato al mondo. E seconda missione, imprimere una cultura del fare sistema, cioè smettere, un giornalista che usa una metafora secondo me bellissima, la sindrome del palio di Siena, no? Noi italiani siamo talmente campanilisti e tutto si trasforma in un palio di Siena alla fine. Cioè il palio di Siena, no, è una gara in cui dei vicini di casa fondamentalmente si ammazzano l'uno con l'altro quasi. Questo dobbiamo assolutamente cambiare passo. Ripeto, il libro non è un contrasto generazionale, noi non vogliamo Saturno che mangia i figli, noi vogliamo sederci al tavolo e parlare assieme alle altre generazioni, tutti assieme. Vogliamo veramente cambiare la cultura del fare qui in Italia. Quindi lo spirito è questo. Quindi sono nati, diciamo, 10 capitoli. 10 capitoli sono, ciascuno affronta una problematica diversa, quelle che secondo noi erano le problematiche più importanti per i giovani in Italia, poi spiegheremo anche perché abbiamo scelto questi problemi in particolare. E partiamo sempre da un'analisi piuttosto corposa del problema, per poi passare alla proposta di policy. Quindi, basato sull'analisi, questo secondo noi è, diciamo, la strada dove dovremmo andare. E questo è un modo di approcciare i problemi ben preciso, che ha sempre, da sempre, contraddistinto Tortuga, e che secondo noi è anche uno dei punti chiave, uno dei punti forti del libro. Troverete tantissimi dati, tantissimi grafici, tantissime tabelle nel libro, appunto. E poi abbiamo anche costruito un sito online, qua vedete un piccolo screenshot, dove potenziamo il libro, quindi troverete altri contenuti, interviste, aggiornamenti. Anche qua, se riusciamo, no, in questi incontri a raccogliere dei feedback interessanti per migliorare le policy verranno migliorate su questo sito o nelle ristampe, se ci dovessero essere ristampe future, noi ce l'auguriamo,
chiaramente lo aggiorneremo. È veramente è un progetto, non è un libro, no? Questo è solamente il primo passo, ma è un progetto molto ambizioso che punta ad espandersi sempre di più. Quindi, dicevamo, 10 capitoli divisi in 4 parti. Prima parte parliamo di welfare, prendersi cura. Povertà giovanile, dicevo prima, sta aumentando in maniera spaventosa. E poi la natalità, non facciamo figli. Poi Arianna ve ne parlerà nel secondo panel, quindi se rimanete anche per il prossimo panel, insomma. Parte 2 è scommettere sulle persone, quindi istruzione a tutti i livelli e poi anche la cultura. L'unico, diciamo, capitolo che non abbiamo inserito, l'unico livello di istruzione, sono le scuole elementari, perché a quanto pare è veramente una delle eccellenze italiane di cui possiamo essere fieri e che non ha grossi bisogni di miglioramento. Abbiamo preferito focalizzarci sugli altri 3 livelli, gli asili nido che mancano totalmente, la scuola secondaria che non indirizza i ragazzi. Potremmo anche discutere del liceo classico, che so che è un argomento molto caro a Michele. No, no. È il vero liceo che tra... ecco. Ecco, e dopo parliamo del bonus cultura, lo farà dopo Francesco se rimarrete al secondo panel. Abbiamo raccolto in esclusiva i dati, i primissimi dati dal MIBAC, dal Ministero dei Beni Culturali, e abbiamo analizzato, quindi ecco, nel libro troverete anche la prima analisi di come è andato questo 18 app, al di là delle leggende metropolitane, no, delle discoteche, i concerti in discoteca e quelle cose lì. Università, quindi formiamo il capitale umano che sarà la base del futuro. Terza parte, liberare il lavoro, cioè una volta che abbiamo formato le persone, come possiamo costruire un mercato del lavoro inclusivo? E allora, l'accesso al mercato del lavoro, di cui parlerà adesso Arianna, il salario minimo e gig economy, quindi due temi molto importanti su cui già si dibatte molto, decreto dignità uno su tutte, no? Molto discutibile. E poi l'ultima parte è sentirsi a casa. Questa è una parte forse meno economica delle altre, fuga di cervelli, di cui parlerò ora come l'ultimo intervento qui di questo panel, e le seconde generazioni, chi nasce qui ma non ottiene la cittadinanza, non può votare. Quindi abbiamo, diciamo, due categorie di italiani, no? Gli italiani che se ne vanno all'estero e gli italiani che sono nati qui ma che di fatto non vengono riconosciuti come italiani, che non possono sentirsi a casa. E anche qua sono risorse umane su cui noi investiamo miliardi e miliardi di euro e che poi non ci portano un ritorno. Dopo ne parleremo. Ecco, allora, gli argomenti. Chiaramente non parliamo di ambiente, non parliamo di pensioni, sono temi enormi. Perché? Perché non abbiamo magari le competenze per parlare di ambiente, nel senso che non abbiamo nessun economista all'interno di Tortuga che segua da vicino, per esempio, l'ambiente, oppure perché già se ne parla tanto di questi temi. Di pensioni se ne parla ogni giorno, di ambiente abbiamo già Greta che fa il doppio del nostro lavoro pur essendo da sola, no? Quindi abbiamo, diciamo, cercato di focalizzarci, avendo ovviamente spazio limitato, su dei temi su cui secondo noi potevamo dire qualcosa di originale, qualcosa di nuovo, no? E in più su cui avessimo già delle competenze, quindi veramente aggiungere qualcosa di concreto al dibattito pubblico qui in Italia. Ecco, adesso passo la parola ad Arianna che vi parla del capitolo 7. Buongiorno a tutti. Avremo finalmente occasione di parlare di una delle tematiche, appunto, che ci preme. Come ha già ricordato Antonio, insomma, il modo in cui sono stati scelti i temi non è casuale, ma siamo voluti andare su cose che riteniamo essere urgenti e che pensiamo di riuscire a trattare. Questa è stata la scelta. Accesso al mercato del lavoro. Beh, in Italia è una partenza in salita, per i giovani soprattutto, e spesso non si ingrana neanche la marcia, questo è il problema principale.
ed è uno dei motivi per cui ci ritroviamo con una percentuale di giovani che non studiano e non lavorano tra le più alte d'Europa, se non la più alta d'Europa nel 2018, il 29%, quindi quasi uno su tre, non, tra i giovani tra i 15 e i... dipende dai 20 e 34 anni, il percentuale chiaramente dipende dal range di età che si sceglie. I 20 e 34 anni sono o senza lavoro o non studiano. E questo fenomeno è molto legato al discorso anche del divario tra periferie e città, in realtà, perché ci sono giovani che rimangono letteralmente bloccati in luoghi dove i tassi di disoccupazione sono altissimi e con grande difficoltà quindi a iniziare a lavorare, perché per iniziare a lavorare ci vuole un capitale iniziale, spesso. Non basta semplicemente aver voglia di lavorare, andare in giro, cercare lavoro, perché se nell'immediato raggio di 15 km, 20 km, 30 km, 50 km non si muove nulla dal punto di vista economico, e se non hai una patente, per esempio, perché comprare la patente, per esempio, all'inizio costa almeno 500 euro, beh, sarà difficile che riesci a trovare lavoro. E spesso i giovani italiani in questo senso sono stati... normalmente questo fenomeno viene dismesso nell'opinione pubblica come una generale pigrizia dei giovani italiani, e quando questo non è nient'altro che un modo per nascondere il fatto che ci sono delle forti disuguaglianze alla base, cioè le persone che rimangono intrappolate nella trappola NEET non sono casuali, sono quelle che vengono da famiglie più svantaggiate. Spesso, già nella ricerca accademica, insomma, c'è evidenza che si tratta di persone, per esempio, con genitori che non hanno le risorse necessarie per investire nel loro futuro. E questo si ricollega un po' al discorso delle rendite di cui parlava Antonio, e del fatto quindi che la ricchezza non è distribuita equamente, e soprattutto è alle famiglie che è lasciato il compito di investire sui loro figli, e questo chiaramente, quindi lo farà solo chi se lo può permettere, tanto le famiglie se lo possono permettere di investire. E fatto insomma interessante, esistono delle politiche pubbliche, nello specifico garanzia giovani, per il caso dei NEET per esempio, che sono state pensate per aiutare i giovani a costruirsi, a cominciare a lavorare, quindi con questi stage sussidiati, oppure per esempio ci fu questa iniziativa dell'indennità di mobilità, in cui venivano dati ai... viene data la possibilità, cioè ai giovani viene praticamente data la possibilità di ottenere un sussidio monetario per spostarsi e andare a trovare lavoro fuori. Ma tutti questi sussidi, a parte che sono dati ex post, quindi significa che tu accetti il lavoro, inizi a lavorare e ti arrivano i soldi dopo un anno. Questo significa che qualcuno deve anticipare questi soldi. E infatti non a caso a usare queste misure sono persone che non ne hanno bisogno, nel senso... gente che ha giovani che hanno profili occupazionali già forti, con la laurea oppure con già esperienze professionali, tra l'altro. E in questo senso, quindi, le politiche che ci sono non sono state di grande successo nel targetizzare esattamente quelli che ne hanno veramente bisogno. E in particolare per quanto riguarda questo problema, quello dei NEET, di queste persone bloccate nelle periferie, bloccate nella consapevolezza che se fossero nati NEET sarebbe stato tutto più facile. Questo è un po'. E qual è la nostra proposta su questo? La prima è una dotazione iniziale, quindi in sostanza si tratta di un importo monetario che verrebbe erogato al momento in cui la persona trova un lavoro fuori, cioè quindi i datori di lavoro chiaramente lo dovrebbero conoscere, una cosa che dovrebbe essere ben pubblicizzata, che significa a quel punto che tu ti puoi permettere di andare a iniziare il tuo primo lavoro dovunque, questo qui è, e ti anticipano i soldi, non devi aspettare un anno dopo, che spesso, come dicevo prima, il problema
è iniziare a lavorare. Bisogna che qualcuno inizi a lavorare, c'è bisogno di soldi. Questa è la parte paradossale. Fare lo stage a 500 euro al mese nella grande città non è una cosa per tutti. Questo è... specialmente se sei nato nella grande città è tutto un altro conto. Se sei nella provincia, come tanti altri, sarà o hai qualcuno che ti anticipa i soldi e vai a fare il tuo stage, e quindi acquisisci quell'esperienza lavorativa e poi trovi un altro lavoro remunerato bene, o se no rimani a casa. E la questa dotazione iniziale, l'idea è di scardinare questo blocco, questo pezzo, perché appunto il problema è che i giovani sono liquidity constraint, cioè non hanno, sono in uno stadio della loro vita in cui non hanno i soldi all'inizio, chiaramente. E quindi con questo si intende andare a risolvere questo problema, quindi anticipare i soldi per cominciare a trovare lavoro ovunque. In questo modo, certo, il problema è che si incentiva la mobilità geografica, quindi voi direte, tutti quanti scappano al nord o scappano lì dove c'è più lavoro. Chiaramente c'è anche un problema di nel senso, perché in alcuni posti non ci sono imprese. Quello è un altro discorso, nel senso, per quale motivo l'imprenditoria non parte o il lavoro non c'è in determinati posti. Il punto, noi ci siamo posti il problema della mobilità, anche della mobilità geografica. Una politica del genere potrebbe avere questo tipo di contrattare, però il discorso è che comunque non ha senso, cioè, se non lo facessimo, comunque sia ad avere più opportunità sarebbero le persone che sono più fortunate, perché qualcuno appunto può aiutarle economicamente a iniziare a lavorare. E questo comunque non è giusto. Quindi da questo punto di vista abbiamo pensato che l'attuazione iniziale, così come è pensata, anche se incentiva la mobilità geografica in una maniera un po' distorsiva, è comunque un'idea meritevole. Poi saremo felici di ottenere i vostri feedback su questo. L'altra cosa che abbiamo pensato è una riforma dell'ISEE, nel senso di rendere più facile per i giovani che vogliono diventare nuclei familiari che vengono da famiglie a basso reddito, tanto per cominciare, diventare nuclei familiari indipendenti, perché ad oggi per farlo c'è bisogno, cioè devi aver vissuto da solo per almeno un anno. Il che significa che quindi se tu il giorno 1 decidi io voglio andare via di casa e farmi una vita mia e trovare un lavoro eccetera, dovrai accedere a tutti quanti i benefici che lo Stato offre su base ISEE, contando però, dovendo però accumulare i tuoi redditi con quelli dei tuoi genitori, praticamente. Il che da una parte è un disincentivo fiscale, quindi andare via di casa, da questo punto di vista. Dall'altra, appunto, fa sì che tu debba per un anno aspettare prima di poter accedere a tutte le esenzioni fiscali che ti spetterebbero. E nello specifico, questa regola per cui l'ISEE è fatto su base familiare chiaramente ha a che fare col fatto che i genitori possono trasferire risorse ai loro figli, ma questa idea non ha senso per famiglie che non riescono neanche a sopravvivere, figuriamoci a investire nei loro figli. Quindi in questo senso secondo noi una riforma dell'ISEE che renda più facile per i giovani diventare nuclei familiari indipendenti può aiutare sia l'uscita dalla famiglia, che insomma, gli italiani sono famosi per stare a casa per un sacco di tempo, e aiutare anche, dare un incentivo insomma al lavoro, ai giovani per cominciare a lavorare. Altro problema, quindi adesso vi ho parlato un po' del discorso dei giovani che non hanno lavoro, che non riescono a cominciare. Però c'è un altro problema, quelli che iniziano si trovano con dei contratti spesso, diciamo, che non garantiscono poi così tante certezze. Quindi c'è un discorso anche di qualità del lavoro che poi si trova, sia da due punti di vista, da quello della precarietà, quindi da che tipologia di contratto di lavoro,
e anche dal punto di vista delle qualifiche, quindi quanto la persona, le sue qualifiche corrispondono al lavoro che va a svolgere. E per quanto riguarda la questione della precarietà, noi non intendiamo dire che vogliamo, cioè, i giovani, tutti i giovani dare il posto fisso, non è questo il concetto di precarietà, cioè il concetto di stabilità che abbiamo in mente, e dunque quello di precarietà per noi è, cioè, il problema riguardo la precarietà è quando ci sono tanti contratti, cioè contratti di breve durata che si susseguono, tali per cui non si riesce a pianificare nulla, di breve durata parliamo di 3 mesi, 4 mesi, e il lavoratore chiaramente, e spesso contratti di tirocinio in cui non vengono pagati i contributi previdenziali, quindi allungando l'attesa per la pensione. E in Italia, tra l'altro, appunto, la cosa preoccupante è che sono tanti i giovani che vivono su contratti a tempo determinato, 29%, e contro il 16% tedesco, come potete vedere. Ma il punto poi, tra l'altro, è che i contratti in Italia sono molto più brevi che nel resto d'Europa. È lì che c'è un problema. Ora, la questione qui è che tipologie di contratti sono a disposizione e che incentivi hanno le aziende ad adottare, molto semplicemente. I 3 contratti ad oggi disponibili, che ci sono il tirocinio, abusatissimo, che può durare fino a un massimo di 12 mesi, e come dicevo, non prevede il pagamento di contributi. E poi c'è l'apprendistato, che in teoria dovrebbe essere la via maestra per poter accedere al mercato del lavoro, ma spesso, idealmente a livello legale, l'apprendistato dovrebbe essere limitato a chi non ha esperienza lavorativa, durano 3 anni e poi si trasforma in automatico in contratto a tempo indeterminato. Questo è come funziona oggi. Il contratto a tempo determinato invece è quello più disincentivato a livello fiscale, anche se è usatissimo anche in questo caso, e prevede appunto una durata massima, e c'è un limite alle proroghe che si possono fare, e anche c'è un limite alla percentuale di lavoratori che si possono tenere a tempo determinato. Nonostante questo, il contratto a tempo determinato risulta, come vediamo dalle statistiche, usatissimo, sebbene appunto sia disincentivato e ha un sacco di problemi. Questo in parte è dovuto al fatto che il contratto a tempo indeterminato ha i problemi che conosciamo, cioè, per esempio, il discorso in cui non si sa bene qual è, cioè, il giudice che decide l'indennità che deve essere corrisposta al lavoratore, e, cioè, in caso di contenzioso non è chiaro quello che accade, e quindi le imprese soprattutto in tempi come questi sono sospettosi, cioè, cercano di evitarlo. Quindi una parte del problema è sicuramente semplificare il contratto a tempo indeterminato, ma più ancora sarebbe meglio migliorare e rendere l'apprendistato, cioè il contratto di apprendistato, non solo più appetibile, ma che venga usato per il suo vero scopo. Perché ad oggi il contratto di apprendistato viene applicato anche a persone che hanno tanta esperienza lavorativa, e quindi giovani di anche 17-28 anni, che già hanno magari maturato delle esperienze lavorative, gli viene riproposta, quando cercano un lavoro e lo trovano, di nuovo questo contratto di apprendistato, anche se legalmente potrebbero andare da un giudice e dire: ma guardi che io ho esperienza lavorativa, quindi non mi si può applicare un contratto del genere. Cioè, ovviamente nessuno lo fa, però il motivo per cui l'apprendistato non viene preferito ha a che fare molto anche con gli oneri burocratici, perché l'apprendistato prevede da una parte che ci sia anche una... che l'azienda faccia una formazione, e questo un po' scoraggia l'uso di questo contratto. Quindi la nostra proposta sarebbe quella, da quel punto di vista, di liberare le aziende da quell'onere burocratico, che dal loro punto di vista sembra essere veramente soltanto un... lo evitano il contratto di apprendistato perché gli risulta un peso questa storia che devono fornire i crediti formativi, eccetera. E quindi un'idea sarebbe che questi crediti formativi
vengono accumulati in un conto dal lavoratore, che poi li può spendere presso enti di formazione, quindi togliendo il peso di gestire questa cosa dalle imprese. Che dal punto di vista delle imprese la formazione si fa sul lavoro, questo è, e tanti, tanti lavori in realtà non richiedono poi alla fine una parte così formale di corsi, diciamo, si tratta di offrire delle ore di formazione in questo senso, proprio dei corsi. Quindi da una parte la nostra proposta da una parte è quindi semplificare l'indeterminato, quello è un problema però anche con il Jobs Act si propose, quindi e il tirocinio non può durare 12 mesi, cioè, e non può essere rinnovato, cioè questo è un questo anche è un punto importante, visto che è uno dei contratti più abusati, quello di tirocinio, e che sicuramente dà meno garanzia, visto che non paga contributi previdenziali, ci sembra una cosa un po' insensata. E soprattutto dopo 3 mesi che tu hai messo a prova un lavoratore, a un certo punto se il matrimonio sa da fare, fammelo subito un po'. Questo è, se ci siamo, se è un prendere in giro il lavoratore continuare a proporre contratti brevi solo perché l'intesa non se, lo può fare. Quindi con questa struttura, quindi con un contratto di tirocinio non rinnovabile per 3 mesi, più un apprendistato applicabile solo a chi non ha esperienza lavorativa e in cui la parte burocratica viene quindi, cioè viene alleggerito questo onere sulle imprese, insieme alla semplificazione del contratto a tempo indeterminato dovrebbero, a nostro avviso, riuscire a migliorare la situazione e finalmente togliere di mezzo il contratto a tempo determinato che onestamente non offre garanzie e sicuramente mette i giovani in una posizione difficile dal punto di vista anche di pianificare la loro vita, carriera futura, ma soprattutto rappresenta un in questo momento è così perché le imprese possono farlo di proporre questo tipo di contratti, quindi si tratta del potere contrattuale delle imprese e niente più il motivo per cui ci sono questi contratti a tempo determinato proliferano. Come dicevo, l'altro problema, quindi una parte della questione, è la precarietà, quindi la qualità del lavoro, parlavamo, e la qualità del contratto di lavoro, ma c'è anche poi un discorso legato alle competenze. Quindi, legato al MEP, quindi a quanto le competenze dei lavoratori, giovani soprattutto, sono allineate con quello che richiedono le imprese. Un altro motivo per cui spesso le imprese cercano lavoratori con alcune competenze ma non li trovano, e i giovani si ritrovano, avendo finito un percorso di studi, una laurea oppure un professionale, si rendono conto che il mercato del lavoro non richiede quello per cui hanno studiato. Questo è un problema in parte legato anche alla questione di come è strutturato il nostro sistema educativo, quindi rimandando, e ne abbiamo trattato di più anche in altri capitoli, però noi abbiamo individuato il grosso del problema, secondo noi, sta anche in una questione informativa, cioè i giovani finiti le scuole superiori, quelli che le finiscono, non hanno accesso a un... A informazioni complete riguardo a quello che si trova là fuori, cioè, molto spesso vengono influenzati dalle famiglie e quindi quello che sanno di quello che c'è lì fuori è quello che viene dalle informazioni che reperiscono dal loro network sociale praticamente e spesso disincentivando l'iscrizione agli istituti professionali o agli ITIS, che invece sono lamentano di avere pochi iscritti e poche richieste e gli ITIS, e dall'altra parte le imprese richiedono persone con quel tipo di formazione. In tutto questo i ragazzi spesso non lo sanno, oppure
ricevono informazioni contrastanti. Mi hanno detto che se, ora, per banalizzare, se fai giurisprudenza va bene tutto, quando magari non era neanche l'ambizione principale, diciamo. E quindi in realtà secondo noi su, il discorso quindi del match delle competenze comincia quando le persone scelgono su che cosa investire dal punto di vista del loro capitale umano, e a questo punto ci vuole una base informativa più forte, che non si deve limitare agli open day delle università, ma una cosa sistematica, anche perché i dati ci sono. C'è Alma Laurea che nel tempo ha ormai costruito un database molto, molto rilevante riguardo alle storie lavorative delle persone dopo la laurea o dopo la corsi di formazione, e pagato con soldi pubblici, quindi non si capisce per quale motivo questo patrimonio non debba essere messo in maniera sistematica e portato nelle scuole, nei luoghi dove sono i giovani nel loro stile di vita, in cui devono scegliere che cosa fare. Questo è un po'... Sono contenti? Sì, sì. Siccome abbiamo cominciato alle 10:10, in teoria puoi andare per altri 5, ti lascio andare per altri 5. Wow. Se vuoi invece ti interrompo e provo a dire due cose, come preferite. Facciamo. Non voglio innervosire, no, la mia tavola è sopra, non ho sulla situazione. Con il mio professore era su di venire al motivo a sentire. Ah, certo, bello. Vero? La finta di non capire che parlo di me. Allora, prego, prego. Allora, io vi ho ascoltato, avendo anche letto il testo prima, mi approfitto. Allora, non innervosite, ho l'abitudine di essere uno critico. Le cose buone, inutile perdere tempo, complimenti. Allora, tre osservazioni di fondo vorrei farvi, anche se forse è tardi perché il libro è pubblicato. Uno, qual è la percentuale anche nelle cohort che vanno dai 22, 23 ai 35 di laureati in questo paese? Bravissimo. Quindi sembrate descrivere un mercato del lavoro che riguarda un giovane su 10, un giovane su 5, scusa. E questo è un po' un bias, capisco, ovviamente il libro, l'analisi è fatta da persone che sono non solo laureate, magari hanno fatto anche i master, stanno facendo i PhD, è ragionevole che ci sia. Però, e anche nella presentazione, sapete, il problema dello stage o dello stage, come dicevano i francofoni, è un problema, diciamo, relativo. Il problema, in particolare, la relazione fra, come mettete in evidenza, net o need, no? Ho sentito che in Italia si dice, e lo stage è zero, nel senso chi è nel gruppo di quel 30%, addirittura 40% in alcune regioni italiane, che non fa letteralmente niente, di sicuro non si pone neanche il problema di andare a fare lo stage a Bank Paribas, che sia poi pagato o meno, lo lascia tutto indifferente. E c'è poi un problema di, come dire, rilevanza quantitativa dell'analisi fatta, che mi sembra così parziale, il 20%. Quindi, non so, un invito a pensarci, perché parte della povertà, parte sostanziale della povertà e parte sostanziale della anche difficoltà sociale, del ribellismo, chiamatelo come volete, che alimenta poi i fenomeni populistici, sta lì, cioè sta in quel tipo di gioventù. Io da quello che vedo, infatti un po' mi sorprendo, specialmente l'ultimo anno, un po' tra l'insegnare qua, un po' per fare il giro di parecchie università italiane. È vero che nel sud non sono ancora andato, ci andrò fra un po' a Palermo e altri posti, però nel centro nord ne ho viste, vedo una cosa un po' di, vedo meno ribellismo, meno povertà, vedo sì, ma un'altra questione, se volete ci torniamo dopo, una forma, lo dico sempre agli studenti qua che a volte mi fanno incazzare, vedo una forma di rinuncia a priori dell'ambizione di salire sulla scala mobile sociale. Però un altro discorso, non lo voglio mettere dentro.
Ecco, questo è un primo punto. Il secondo punto più specifico su questa questione della precarietà, i contratti di lavoro, su cui in Italia si discute da troppo tempo. Permettetemi, qui ci sono due problemi proprio da economista e da storico, da un lato, che faccio fatica a seguirvi. Prima quello semplice, da economista. Sia nel testo, sia nella vostra presentazione, sembra che il giochetto sia l'impresa cattiva se ne approfitta di una situazione di legale che permette questa cosa e quindi ti sfrutta. Ora, essendo stato a mio tempo pseudo marxista, capisco il punto di vista, come il mio professore sa, ero pseudo marxista anche allora. Guardate, se così fosse, i rendimenti sul capitale italiano sarebbero stratosferici, no? E invece così non è. Non solo sarebbero stratosferici, se così fosse, e cioè che la situazione legale italiana crea un rapporto di forze sui mercati del lavoro, specialmente giovanile, che favorisce enormemente il bargaining power delle imprese e rende i potenziali lavoratori succubi, un'offerta inelastica e totalmente debole di contrattazione, che deve accettare qualsiasi condizione lavorativa e salario. Avremo un fioccare di investimenti esteri in Italia, no? Specialmente nelle aree qualificate, che diremo: perché pagare gli ingegneri, i chimici, già le cifre che li pago in Olanda piuttosto che in Germania, piuttosto che in Svizzera, che è giusto dietro l'angolo, piuttosto che in Lussemburgo, piuttosto che in Olanda? Vado a Milano, a Verona, a Cremona, a Firenze e mi aumento il ROI di un 40% al volo. Invece io sono pieno addirittura di amici italiani con imprese di alta tecnologia che sono andati all'estero, addirittura in Lussemburgo, perché e c'hanno i leader. Quindi qui c'è una discrasia fra la retorica, la presentazione dell'argomento, l'analisi economica, i fatti obiettivi. I fatti obiettivi dicono che così non è. E questo è proprio l'elemento che io vorrei che questa cosa venisse messa, bisogna metterla, cioè non l'idea che l'impresa, cioè l'idea antica che l'impresa, appunto pseudo-marxista, è anche vera negli anni 50, sia chiaro, cioè il livello di estrazione di plus valore, per usare appunto di nuovo il linguaggio del Carletto, in Mirafiori nel 1953 era piuttosto alto, non c'è dubbio alcuno, lo stesso era vero in Falk, quando uno guarda lì la relazione fra produttività media e lavoro, ok? E salario medio, costo medio del lavoro, negli anni 50, inizio anni 60 italiani, hai un tasso di accumulazione altissimo. Oggi, quando guardi gli stessi numeri, non trovi quella cosa là. E questo è il punto. E quindi, se non la trovi, vuol dire che il problema non è dell'impresa che se ne approfitta, è che c'è un equilibrio tra una certa tipologia di impresa e un certo tipo di lavoro. E questo allora ti rimanda alla domanda storica. Perché c'è sta roba qua? Allora, sta roba qua nasce, come ben sapete, negli anni 90 e a fine anni 80, in reazione a una situazione di mercato del lavoro, di potere sindacale, che è quello che è. No, e non stiamo a fare, cioè, tanto li sappiamo tutti. Ed è ovviamente una reazione che viene scaricata sulla parte debole della forza lavoro e che fa cosa? Garantisce di mantenere privilegi che generano costi di produzione altissimi per l'impresa, privilegi di parte della forza lavoro, intoccabili, scaricando, perché alla fine il costo medio, no, ti deve arrivare a un numero accettabile per stare sul mercato, scaricando tutto l'excess sulla parte debole della forza lavoro. Questa è l'origine storica di questi contratti di lavoro. E qui ci vorrebbe un po' di storia disincantata. Adesso siamo a Venezia, non è che voglio prenderla con il mio amico sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ma Luigi Brugnaro è, la sua impresa e altre, ma Umana è la più grande, sono proprio un esempio, ma anche bene, cioè l'uomo l'impresa come Umana hanno risolto un problema di costi di transazione, ma sono il prodotto di un mondo sindacale che non so, che nasce lì, che non solo dice i privilegi non si possono toccare, ma addirittura si offre di costruire gli strumenti
per, lasciatemi usare il francesismo, fregare la parte residua. Quindi io credo che c'è una riflessione più spregiudicata su cosa ha determinato questa situazione assurda del mercato del lavoro italiano, che è fondamentalmente una situazione in cui viene negata ogni meccanismo di mercato, tutto viene imbrigliato in regole, procedure, criteri, uno più assurdo dell'altro, in cui non c'è assolutamente nessuna libera contrattazione, e queste regole, questi criteri addirittura creano una situazione per cui tutto di nuovo il peso, no, del costo del sistema viene scaricato sulla parte debole del mercato del lavoro. Non mi dilungo ulteriormente, però lì c'è un problema di analisi. Cioè, è così, l'origine storica è quella e i fatti questi sono quelli. Quindi rispondere a questo dicendo tocchiamo, e poi il difetto che c'è stato anche dietro al Jobs Act, a tutto il ragionamento della sinistra riformista, la quale si ne rifiuta di fare economia, cioè rifiuta i fatti economici, pensa che la soluzione a una palese contraddizione economica sia di tipo legalistico. Io ogni anno partecipo qua a Venezia, per invito di un caro collega, Alberto Perulli, che è un dei lavoristi italiani più prestigiosi, per ragioni di amicizia anche personale, dove c'è Treo e tutto il giuslavorismo italiano. E mi sembra, loro non so perché mi accolgono tutti gli anni, io vado lì, gli dico queste cose, poi mi pubblicano anche l'articolo nel loro volume, e sembra un dialogo di pazzi, perché tutta, quindi dico, sì, hai ragione, però il ragionamento continua a rimanere imbrigliato dentro a questa visione legalistica del mercato del lavoro, per cui facendo regolette io risolvo quello che in realtà è un problema economico banalissimo. Le imprese italiane che ancora rimangono in Italia sono non solo, per le ragioni ambientali note, imprese tipicamente non di frontiera, scarsamente produttive, a poco valore aggiunto, specialmente nel settore dei servizi, okay? Ma soprattutto sono imprese che operano in un mercato del lavoro che non è un mercato e che nessuno vuol far diventare un mercato. Cioè, io vedo proprio un problema. Cinque minuti? Ok. No, accolgo volentieri le critiche, soprattutto sulla parte dei NEET. Lei mi dice che ci siamo focalizzati soltanto su un quinto dei giovani. In realtà forse non è trasparito bene, ma il problema è che bisogna cominciare con, quando vuoi cominciare a lavorare, devi cominciare con uno stage, cioè per tutti quanti, cioè non dipende da quale, dall'avere una laurea. Anzi, in realtà questa parte è stata pensata soprattutto per chi non ha una laurea, quindi proprio le persone sono più nelle periferie, non... esattamente, esattamente, in realtà era stato pensato esattamente per quel target più che per i laureati, perché il problema si pone anche per queste persone. Comunque sia, bisogna cominciare con uno stage è pagato poco e soprattutto è più probabile che si trova in una città grande, cioè una volta che hai provato a cercare lavoro nelle immediate vicinanze, devi andare in città a un certo punto, e se non te lo puoi permettere, non te lo puoi permettere, quindi mai cominci a quel punto a lavorare. Questo qui era la nostra analisi riguardo a per quale motivo ci sono, cioè, una percentuale così alta di persone, di giovani che non studiano e non lavorano, e perché restano bloccati lì, e per quale motivo anche l'idea di policy che avevamo dovrebbe sbloccare la situazione. E quindi in realtà era quasi... Il problema è proprio che invece sono le persone con i profili occupazionali forti che riescono ad approfittare di queste politiche pubbliche che ci sono adesso, e solo loro. È per questo che nell'immaginario, infatti, come diceva lei, sono i laureati quelli che si vanno a fare lo stage da BNP Paribas. Ma io lo stage Garanzia Giovani si fa pure al pub, quindi, e per certe persone... Cioè, sarebbe l'ideale se si potesse fare almeno quello. E dal punto di vista delle imprese, invece, riconosco che c'è, nel modo in cui ho discusso precedentemente, c'è una
c'era una tendenza a incolpare l'impresa, se vogliamo. Che riconosco che le imprese italiane, appunto, non sono esattamente le più produttive dell'area euro dal punto di vista produttività, e quindi se usano certi contratti e fanno certe cose, chiaramente è anche perché hanno difficoltà a fare profitti. Non dico che non sia per questo, però il fatto che un po' sorprende è che, indipendentemente, se uno guarda lo spettro di tutte le imprese che ci sono, da quelle più produttive a quelle meno produttive, usano tutti quanti gli stessi contratti. Perché? Quindi questa qua è la parte che empiricamente mi risulta. Se fosse effettivamente che le imprese non se ne approfittano, se vogliamo, mi aspetterei che le imprese più produttive offrano contratti migliori per cominciare ai giovani, che non quelle meno produttive, da cui mi aspetto appunto che semplicemente tendano a stringere la maglia. Mentre invece da... E quindi, insomma, in questo senso, per come l'abbiamo impostato questo capitolo, le regole, cioè le imprese, indipendentemente da quale punto dello spettro della produttività si troveranno, minimizzeranno i costi, questo faranno, e quindi, dato un incerto impianto legale, faranno quello che minimizza i loro costi, come un'osservazione sul fatto che, se questo fosse vero, avremmo dei rendimenti di capitale in Italia estremamente attraenti. Così non è. Non è, dal mio punto di vista, non è, perché la maggior parte delle imprese purtroppo non si trovano dalla parte giusta dello spettro. Questo è un po'. Tante imprese non sono tanto produttive, questo qui è il problema. Infatti, è anche un punto che enfatizzavo mentre facevo la mia presentazione, era anche il fatto che chiaramente c'è un problema dal lato imprenditoriale, però nel senso, per quale motivo in alcuni punti in Italia, in alcuni posti in Italia, non se abiti in provincia di Frosinone, nell'area di 50 km, escono due annunci di lavoro alla settimana e basta. Quindi questo è un altro problema. Là ci sono gli investimenti delle imprese, lì è tutto un altro. L'altro lato della parte del lavoro. Sì, sì, sì. Adesso veniamo alle domande dal pubblico, ma ribadisco. Sì, sì. Se manca la domanda di lavoro in certe aree e c'è in altre, a parte che la descrizione che dai, il fatto che ci si vorrebbe, non ho visto nessun dato, però adesso proprio giusto per parlare, a cercare, non mi sembra per me che ci sia uniformità nell'utilizzo di contratti fra le imprese produttive e le imprese meno produttive. Il meccanismo dei mini contratti da tre mesi, l'utilizzo di questo punto agenzia di lavoro interinale è scarsissimo, ma quasi assente nelle multinazionali, che più ti offre un contratto iniziale di un anno, per fronte parecchie evidenza personale negli ultimi anni, ma anche negli anni. Quindi, però, sarei curioso di vedere in che senso la distribuzione del lavoro contrattuale sia uniforme attraverso l'interno. Rimane comunque il problema della scarsa liquidità in generale delle imprese italiane. E quindi battere il costo di lavoro, di salari bassi, di condizioni di lavoro, guardando solo un lato, non facendo la domanda globale, perché ho un assetto produttivo di scarsa produttività, vuol dire ignorare il problema. Questo, uno. Sui net, mi dispiace, ragazzi, la distribuzione tecnica di net l'ho appena verificata, volevo evitare di ricordarmi male, è assolutamente non uniforme. E quindi non c'è un problema legale, perché le leggi sono le stesse in Sicilia che in questa provincia, che è quella che ha il tasso di lavoro più basso, proprio a incidenza, seguito da quelli che hanno visto, e poi da quelli belluti, poi Modena, Lecco, Bolzano, Cremona, va crescendo, e in finale classifica abbiamo Messina, Brindisi, Agrigento, Enna. Infatti il problema dei NIT non ha, dal nostro punto di vista, non ha tanto a che fare con le tipologie contrattuali quanto col discorso di avere la liquidità iniziale per cominciare a lavorare. Questo era quello che dicevo. Infatti lei ha fatto notare che nelle periferie. Voi davvero siete convinti che il problema di liquidità, ragazzi, non esiste. L'impresa tipica del Veneto assume. Quale problema di liquidità c'hai a 16 anni se non fai un cazzo?
Se mi offrono uno stagio. Se mi offrono uno stagio. La scuola pubblica, basta che ci vai. No, non la scuola pubblica. Se mi offrono uno stagio a 500 euro al mese. Ma che mai questo stagio? Vabbè, finiamo. Se mi offrono la vostra idea che prima è il prodotto degli stagi che non c'è i soldini per andare a Milano è completamente falsa. Mi scusi, ma all'inizio non offrono, mi offrono un contratto full 1200 euro al mese con cui mi posso andare. Non conoscete nessuna impresa metalmeccanica avrebbe fatto un test umana di fa lo stage. Se vuoi andare in fabbrica, vai in fabbrica. Sì, ecco. E ti danno 1300. Parliamo, sì, esatto. Esatto, poi il problema. Che non è un problema di creare il costo, è un problema di distribuzione territoriale di imprese e di volontà dei lavoratori anche di distribuirsi territorialmente laddove il lavoro c'è. Esatto, però, però come fa uno di Messina ad andare a Milano? Però è vivere a Milano. Il treno costa 40 euro. Vi faccio un esempio. Io, per esempio. Ma certo, andiamo a San Donà. Io sarei anche io, guardi, vengo da Valdagno, Marzotto, no? Andiamo lì, per carità di Dio. Vabbè che adesso ha delocalizzato, Marzotto è un caso un po' triste, però. Esatto, però se vi faccio il mio esempio, chiaramente adesso Milano è molto attrattiva, no? Per mille motivi. Io l'estate scorsa ho lavorato in Accenture, mi pagavano 6,70 lordi, 6,30 netti, pagavo 500 euro di affitto più le spese. Io se non avessi avuto dietro mia mamma e mio papà che mi pagavano la vita, sinceramente non sarei riuscito a vivere. Sono assolutamente d'accordo con te, ma come vedi hai descritto uno che va a Milano a fare lo stage in assenza, non c'entra nulla con me. Io ti sto descrivendo il dropout liceale, il proprio diritto tecnico, che al più può fare l'operaio specializzato, che se prende il treno e va a Valdagno, vedrai che da qualche parte c'è un maschio in Conceglia a 1000 euro e se paga l'affitto che costa 350. E io le racconto la storia di qualcuno che invece. Questi sono film di dati, dati tanti. Ah, per quanto riguarda la distribuzione delle tipologie di contratto per impresa, ho un database di 800 annunci di lavoro in cui ho analizzato questo aspetto ed è per questo che mi ero permessa di dare questa, di questo, che le imprese, indipendentemente da qual è la loro dimensione, quindi per dimensionalità di impresa, tendono in ogni caso a offrire inizialmente contratti di stage brevi, oppure quando parlavo prima del discorso di offrire contratti di apprendistato chiedendo anche già 3 anni di esperienza lavorativa, era basato su, è basato su questa, su questo campionamento che sto seguendo, che sta continuando. Penso che le manufatturiere. Sì, sono tutti. Allora, si tratta. Sì, i settori sono eterogenei in realtà, dal manufatturiero a web scraping, puro e crudo. Se posso dire due parole sulla fuga di cervelli, magari. Adesso non so quanti di voi conoscono o siano magari stati all'estero per studio, lavoro, quanti di voi, vedo tanti giovani. Praticamente un 50% dei giovani fondamentalmente. E, conosciamo tutti i casi, chiaramente chi ci va per poco tempo, chi rimane per più. Qua abbiamo portato dei casi un po' famosi, abbiamo la Capua che ci sostituirà oggi pomeriggio proprio su questo tavolo. E abbiamo Luca Maestri che è CFO di Apple. Diego Piacentini che è stato CEO di Amazon, quindi profili veramente molto qualificati che, su cui noi abbiamo investito milioni di euro. Costa, secondo l'Ocse, ci è costato 5,6 miliardi di euro la fuga di cervelli nel 2018. Come si calcola questo? Si calcola semplicemente è il costo della formazione medio, no, per un italiano che va all'estero. Quindi sappiamo che un anno di elementari costa X, medie Y, superiori e poi università, si mette tutto assieme, in tutto
sui 117.000 che dicevo prima sono usciti, ci è costato 5,6 miliardi di euro. E purtroppo in tutto il mondo, ma in particolare in Italia, l'emigrazione sta aumentando a ritmi spaventosi. Siamo passati da una cosa, diciamo, non fisiologica a veramente un'emergenza nazionale, cioè sono raddoppiati rispetto all'anno della crisi, no, al 2009. E purtroppo non c'è assolutamente, cioè sono in continuo aumento, non c'è segnale che diminuiscano. Quindi chi sono questi ragazzi che lasciano il paese? Sono ragazzi laureati, dicevamo prima, in Italia abbiamo una penuria purtroppo di laureati, 22,7%, il 12% se ne va all'estero, il 40% di questo 12%, cioè il 4,8%, hanno la laurea magistrale, quindi veramente i profili migliori se ne vanno. Perché se ne vanno? Perché c'è uno stipendio in media il 35% più alto. Per certi profili, parlavamo prima dello skills mismatch, no? Un ingegnere informatico qui in Italia prende 5 volte di meno rispetto ad un ingegnere informatico in Svizzera. Per carità, costo della vita diverso, ma di sicuro non 5 volte più alto. Il problema, fra l'altro, è che questi sono anche i profili migliori, perché il 40% dei ragazzi che si trasferiscono si sono laureati col 110 e lode, contro il 24% della media italiana, e hanno studiato discipline STEM, che come sappiamo tutti sono il pane di cui avremo un sacco bisogno qui in Italia, ma che purtroppo, sempre per un discorso di skills mismatch, spesso o non trovano lavoro o lo trovano in condizioni non soddisfacenti per crescita personale o salari. Diciamo, le cose positive è che il 69% resta nell'Unione Europea, chiaramente con Schengen e tutto questo. Questo, diciamo, è il dato, per tantissimi se ne vanno, la destinazione principale è il Regno Unito. Adesso con la Brexit probabilmente questo numero cambierà, non si sa bene dove verranno riallocati, dove decideranno di andare i ragazzi, ma mi aspetto, ecco, che questo 69% cali con l'uscita del Regno Unito. Ma soprattutto 3 su 4 vorrebbero rientrare in Italia, quindi veramente abbiamo praticamente una popolazione italiana all'estero, no? Che desidererebbe rientrare se ve ne fossero le condizioni. Allora, qual è un po' quello che cerchiamo di fare in questo capitolo? È cercare di ricostruire le condizioni adatte per far rientrare i nostri cervelli, e poi vedremo anche per attrarre ragazzi da tutto il mondo. Importante, prima di entrare nel capitolo, è capire che questo è un fenomeno assolutamente strutturale che nessuno può fermare, cioè perfino la Germania ha visto un aumento dei cervelli in fuga, un piccolo aumento del 3% su 10 anni, noi abbiamo visto è raddoppiato, no? Però veramente non c'è nessun paese che sia immune da questa crescente mobilità di persone. E quindi in realtà, come vedremo dopo, la sfida non è tanto non farli uscire, quanto attrarne di più. Ci sono esempi che riescono a farlo bene, abbiamo fatto un po' un'analisi, quelli che ci riescono in termini specialmente di cervelli qualificati, ossia per esempio laureati con vario grado o dottorati, no? Quelli che lo riescono a fare meglio sono i paesi anglofoni e la Scandinavia. Alcuni di questi paesi usano dei point-based systems, no? Cioè se tu sei laureato prendi 10 punti, se hai il diploma ne hai 0. Se sei un premio Nobel nei 100, succede davvero, è una cosa che funziona, ne parliamo anche nel sito, c'è un approfondimento nel sito, e può essere utile iniziare a parlare anche proprio di una riforma del sistema di immigrazione in Italia, no? Come gestiamo l'immigrazione, ma non lo facciamo nel libro, se volete magari parlarne dopo, volentieri. C'è però anche una seconda fuga di cervelli. Il 52% dei ragazzi che vanno all'estero viene dal nord,
quindi che è un po' paradossale, no? Proprio qui dove c'è il lavoro, parlavamo prima, in Veneto penso che ci sia un tasso di disoccupazione, cioè c'è piena occupazione, penso sia 3,5-4%, un po' di più. Parecchio, ma comunque un po', i numeri italiani non sono quelli americani, per standard italiani c'è piena occupazione. C'è piena occupazione. ecco, e quindi nonostante questo... Sì. Tra l'altro il Veneto è, la regione in Italia con più cervelli in fuga, cioè cervelli non necessariamente che vadano all'estero, ma che lasciano il Veneto per lavoro, per studio, per lunghi periodi di tempo. Nonostante, ripeto, abbiamo la piena occupazione pur alta, abbiamo delle università d'eccellenza come Ca' Foscari, Padova, sono università assolutamente nel top 10 fra le università pubbliche italiane. Però, appunto, dicevo, c'è anche un movimento, ed è un problema enorme, fra dal sud al nord, e così si creano le cosiddette lagging areas, no? Cioè delle aree che si spopolano, si perdono capitale umano e che quindi diventano, cioè fare impresa in quelle aree diventa ancora più difficile. Perché succede questo? Beh, è semplice da spiegare, semplicemente tutti sanno, no? Che se si viene all'estero, come diceva prima Michele, o al nord Italia si trova più lavoro, e quindi laurea magistrale più 20% di probabilità di trovare lavoro se emigrato al nord. Quindi, diciamo, se sai di avere le carte in regola, no, ti conviene assolutamente prendere e andare a fare, qua parliamo di laureati magistrali, quindi tendenzialmente lavorano nei servizi, prendi, vai a Milano. Si spera con uno stipendio decente, questo è un altro capitolo. E quindi arriviamo alla proposta. Dicevo prima che non possiamo più pensare di costruire un muro, no, come vorrebbe fare qualcuno, o mettere qualche politica strana per cui non si può più uscire, bloccare Schengen, bloccare le uscite dei cervelli. E quindi l'unica strada percorribile è aumentare gli ingressi. E siamo adesso dentro di un circolo vizioso molto pericoloso, nel senso che vediamo i cittadini più istruiti, abbiamo visto prima, noi più istruiti se ne vanno e non sono rimpiazzati da talenti stranieri, quindi si crea un mercato del lavoro stagnante, a bassa produttività, bassi salari, e quindi ancora meno attrattivo, no? E quindi ancora più persone escono, eccetera, eccetera. Come rompiamo questo circolo vizioso? Dobbiamo lavorare su due lati. Da un lato dobbiamo aumentare l'attrattività, e dall'altro invece, una volta che abbiamo attratti questi cervelli, li dobbiamo bloccare in Italia, no? Non in modo coercitivo, ma in qualche modo dobbiamo fare. Quindi per aumentare l'attrattività, da un lato una cosa relativamente semplice, il riconoscimento bilaterale dei titoli di studio. Adesso sembra assurdo, ma uno con una laurea a Cambridge o ad Harvard non può fare domanda per la pubblica amministrazione, per un posto di rilievo nella pubblica amministrazione. Perché non c'è il riconoscimento del titolo di studio, cioè sul suo titolo di laurea ad Harvard in Italia non vale nulla. C'è bisogno quindi di mettersi in contatto con il governo americano, no? Dire, la tua laurea ad Harvard ha pieno valore in Italia. Dall'altro lato, e questo è molto semplice, no? Dall'altro lato dobbiamo anche iniziare a premiare di più le università che hanno una faculty di sempre più professori che sono esteri, no? Stranieri. Quindi che parlano inglese ovviamente e che possono offrire dei titoli, dei corsi in inglese, quindi attrarre più Erasmus, aprire anche magari ai ragazzi italiani la possibilità di includere questi stranieri che vengono in Italia e tanti le cose a noi, diciamo, spesso noi italiani siamo un po' disfattisti, no? Ci domandiamo
ma chi glielo fa fare a tutti quei poveri ragazzi di rimanere qua in Italia, di lavorare qua in Italia dopo l'Erasmus? Eppure c'è l'Italia, specialmente per alcuni settori, fashion, design, no? Per alcuni settori, manifattura per esempio, è molto attrattiva, no? Il problema è che manca un po' l'humus culturale, no? Per poterli attrarre. Come creiamo questo humus culturale? Dobbiamo in qualche modo, no, in quel piccolo ambiente in cui loro vengono accolti, che è l'università, garantire loro un ambiente internazionale. E quindi si premiano le università con più fondi, ovviamente, no? Con le faculty più internazionali. Una volta attratti dobbiamo trattenerli. Da un lato, sempre, no, il primo punto è quello più semplice, facilitare i visti di studio. Ci sono due esempi molto negativi, Stati Uniti e Danimarca, che attraggono tantissimi ragazzi, ma poi non emettono dei visti di lavoro, e quindi questi ragazzi, una volta terminati gli studi, devono tornare a casa. Adesso gli Stati Uniti stanno anche restringendo i visti di studio, quindi addirittura chiudono all'ingresso. E poi, diciamo, questo l'altro lato sarebbe di estendere gli sgravi fiscali che oggi esistono per gli italiani che rientrano in Italia, dovremmo estenderli agli stranieri che vogliono rimanere in Italia, no? Quindi adesso non esistono questi tipi di incentivi, e a nostro parere avrebbe quasi più senso, no, dare uno sgravio fiscale ad un ragazzo che decide di, con certe caratteristiche, ossia la laurea, eccetera, quindi parliamo di profili qualificati, no, che decidono di stabilirsi in Italia, piuttosto che non far pagare le tasse ad un italiano che magari si è fatto un anno e mezzo all'estero. Ci sono tantissimi miei amici che sono andati a farsi la magistrale all'estero e adesso tornano in Italia e non pagheranno le tasse per 2-3 anni. Cioè, benissimo, per carità, però magari loro sarebbero tornati lo stesso, perché il periodo di studi spesso e volentieri, no, lo si fa semplicemente perché vuoi aprirti la mente, perché vuoi imparare l'inglese, eccetera, eccetera, ma non necessariamente perché tu voglia rimanere all'estero. E quindi, ecco, il principio fondamentale è estendere gli sgravi fiscali anche i neolaureati stranieri. Ovviamente siamo consapevoli, no, che non è che queste due misure prese assieme risolveranno il problema della fuga di cervelli e improvvisamente domani l'Italia sarà il paese più attrattivo del mondo. Ci sono delle sfide culturali, cioè noi italiani parliamo piuttosto male l'inglese, è difficile stabilirsi in Italia, no? C'è anche un problema di mercato del lavoro, quindi tutte queste policy che proponiamo nel capitolo 9, nella fuga dei cervelli, devono essere implementate assieme anche a una riforma del mercato del lavoro che lo renda più attrattivo. Non possiamo pensare di trattenere qui un ragazzo che viene a fare un Erasmus se poi il lavoro non si trova con le giuste condizioni. Ecco. Quindi noi abbiamo finito, adesso apriremo quasi quasi alle domande. Abbiamo solo 10 minuti dopo, finiamo anche 10 minuti dopo, ci sono comunque 20 minuti per cambiare aula, per cambiare. Quindi io prenderei, tu ti sento o no? Tu per esempio ti hai alzato la mano, mi senti da qua? Quindi non bisogna muovere il microfono, però non so se la registrazione la becca, no, quindi bisogna usare l'impianto. Ok, quindi vieni giù, perché mi sa che la mia voce, ho fatto l'errore di parlare con il microfono. Vabbè, lo capisco. Sì, prego, chi vuole fare domande, venga qui così. Ci facciamo più presto. Salve, allora, il libro e l'iniziativa che è meritevole. La mia domanda era, INET, io ho letto un libro di Luca Ricolfi che si chiama La società signorile di massa, nel quale si afferma che una buona parte dei NET non provenga da famiglie
diciamo, che non hanno possibilità di mantenere figli, tutt'altro, siano questi ragazzi che possono permettersi di, diciamo, non impegnarsi nello studio, nella, cioè, mi sembra ragionevole che un ragazzo che vive, viene da una famiglia, diciamo, povera, sia costretto anche con non pari opportunità rispetto, ad esempio, a, cioè, io posso andare all'università, magari qualcuno deve mettersi a lavorare in pizzeria, però deve farlo, perché se no non ha soldi per mantenersi, perché i genitori non ne hanno, quindi ecco, cosa ne pensate voi? Allora, io volevo ritornare invece sul discorso che avete fatto prima e che ha mosso la critica di Michele, perché secondo me è molto centrata la sua critica, ovvero ci sono delle situazioni nelle quali sicuramente ci sono degli imprenditori che sono dei prenditori, parliamoci chiaro, ma ci sono soprattutto delle regole che dovrebbero essere rimosse e che sono un ostacolo enorme, se addirittura insormontabile a volte, per quanto riguarda l'assunzione di persone anche di valore, perché queste si trovano con una contrattazione non aziendale a dover soffrire proprio dell'esistenza della contrattazione, dello strapotere dei sindacati, che guarda caso mira in realtà a ridurre la possibilità che alcune persone meritevoli possano essere valutate in maniera corretta. Ecco, il problema è come pensate di proporre qualche cosa che possa in un certo senso ridurre questo strapotere negativo dei sindacati, che di fatto si manifesta in provvedimenti, regolamenti e cose che rendono difficile veramente l'inserimento delle persone meritevoli, più meritevoli, all'interno dell'azienda. Faccio un banalissimo esempio per chiudere. In Germania un perito elettronico di 22 anni prende più di 3.000 euro al mese puliti. Trovatemi in Italia dove una roba del genere succede. Grazie. Buongiorno. In merito alla fuga di cervelli e in merito a tutto l'impianto di come viene approcciato il problema dell'impiego dei giovani, non è che forse, per esempio, la fuga di cervelli è dovuta semplicemente a un fenomeno fisiologico che è stato amplificato dall'Unione Europea, dalla libera circolazione dei lavoratori, no? Dall'apertura dei mercati, per cui una economia ferma a 30 anni fa, come quella italiana, non attira, cioè non è più attrattiva per chi ha degli skills che sono spendibili in maniera migliore e più remunerativa all'esterno del mercato italiano. Quindi anche le soluzioni che dovrebbero essere portate non sono nuove politiche o comunque politiche fiscali per mettere delle stampelle, ma proprio rivedere completamente quello che è le basi della struttura economica, politico-economica, comunque italiana, per rimettere in pari la bilancia, ecco. Volevo chiedere una cosa riguardo a quando avete parlato delle tipologie di contratto, perché voi avete detto esplicitamente che il contratto a tempo determinato è una, diciamo, è una forma di contratto di lavoro che voi vorreste limitare il più possibile. Avete, anche se non, ovviamente l'avete fatta più complicata di così, però uno dei messaggi che sono passati è questo qua. Volevo chiedere se avete in mente delle alternative per quei lavori che fisiologicamente necessitano di un contratto a tempo determinato, come ad esempio i lavori stagionali nell'ambito del turismo e della ristorazione, perché io penso è molto difficile prevedere un'alternativa per ad esempio un cuoco che lavori in stagioni diverse, in posti diversi, con un ritmo magari anche costante, che però non può avere due contratti in contemporanea per due aziende. Posso fare una domanda un po' più secca anche al professor Baldrin? Certo. Perdoni? No, non era quella. No, volevo chiedere se è possibile, so che è un po' naif come domanda, se è possibile che diciamo, i circoli di pensatori della sinistra riformista non rimangano un pochino impassibili dinanzi a questo bisogno di
cambiare la concezione del mercato del lavoro, anche vedendo in modo distorto esperienze come gli stage pagati male, queste cose qua, e quindi si focalizzino su quelli dimenticando un po' più il quadro generale, o se magari c'è qualcos'altro di più profondo. Dunque, allora parto dalla prima domanda che riguardava se i NEET poi effettivamente vengono da famiglie svantaggiate, se effettivamente sono così da salvare, oppure se in realtà sono semplicemente, vengono da famiglie ricche e non hanno voglia di fare niente. Beh, c'è un bel report dell'ANPAL su chi sono i NEET, quindi un po' di statistiche su che tipo di persone sono, diciamo, e il 40% in realtà continua a cercare, sono persone che continuano a cercare lavoro anche se non lo trovano, quindi sono quelli proprio di goccio, diciamo. Quindi tanti sono quindi persone che ci provano, ma non, cioè, almeno secondo le statistiche, sono segnati come disoccupati. Sì? No, fanno parte sia quelli che cercano che quelli che non cercano. Quindi sia i disoccupati che gli inattivi fanno parte della categoria. E poi c'è una parte dei NEET, cioè il 40%, come dicevo, in realtà ci prova ma fallisce, questo è il ritratto. E un'altra parte, in realtà circa il 30%, alcune sono donne con figli, in realtà, che non riescono... Cioè, praticamente sono a casa a fare le madri, però di questo parliamo, cioè delle difficoltà della conciliazione familiare, quindi tra famiglia e lavoro, parliamo anche in un altro capitolo, insomma, sulla natalità, se volete venire al prossimo panel siete invitati. E in più poi c'è una percentuale invece di persone inattive, che sono quindi i cosiddetti scoraggiati, che sono proprio non cercano neanche lavoro ormai, non sono segnati neanche come, però non sono la maggior parte, il 14% secondo l'ANPAL di tutto questo pool. Quindi la maggior parte di queste persone ci provano, questo è un po' è il messaggio, e quindi non sono molto d'accordo con l'analisi del libro che suggerivi, che pure mi interessa. In più c'è anche tanta altra ricerca accademica, insomma, su chi sono i NEET e quali sono le caratteristiche familiari che prediconono la probabilità di diventare NEET, e sono tutte genitori con titoli di studio bassi, abitare in aree periferiche, quindi insomma c'è abbastanza evidenza su questo. Per quanto riguarda la questione dei contratti che ricordava, chiaramente quello che abbiamo toccato noi è un punto, però ci sono tantissimi altri punti, per esempio cuneo fiscale, il fatto che le imprese si trovano a pagare i lavoratori molto di più di quello che poi i lavoratori ricevono, chiaro che questo è un altro elemento. E su una cosa c'è da riconoscere riguardo i sindacati, cioè il processo storico di cui parlava Michele ha creato questo mercato del lavoro duale in cui dal nostro punto di vista c'è effettivamente anche lì una lotta intergenerazionale, perché ci sono tutti, diciamo, gli anziani che si tengono i loro contratti belli, belli tranquilli, e i sindacati hanno invece, anche perché noi appunto politicamente non contiamo niente, noi giovani siamo stati schiacciati, e le imprese chiaramente si ritrovano, siccome devono, prendendo le difese delle imprese per una volta, cioè, chiaramente se devo mantenere una schiera di lavoratori più anziani con dei contratti di un certo tipo, quelli nuovi che entreranno li dovrò fare i contratti che mi posso permettere, pure questo c'è da dire. Anche allora, molto veloce, cerco di essere veloce. Il capitolo 8 del libro è proprio dedicato ai sindacati e alla contrattazione decentrata, no? Quello che proponiamo noi è sbloccare, se vogliamo, quel monolite della contrattazione centralizzata che c'è oggi, e passare ad una contrattazione più decentralizzata. Cosa significa? Che le aziende avranno più potere. Perché? Perché? Allora, come diceva prima Michele, no? Ci sono delle differenze enormi fra imprese, no? In diverse regioni, e addirittura infra regione,
E l'unico modo per risolvere questo problema è decentralizzare la contrattazione. Non si può pensare che Acciaierie Valbruna a Vicenza abbia gli stessi identici contratti dell'Ilva a Taranto, perché sono bisogni totalmente diversi. Questo è una cosa importante. Quindi il capitolo 8 è proprio dedicato a questo snellimento burocratico. Qui comunque uno dei nostri obiettivi con la policy del capitolo 7 è anche snellire la contrattualistica, perché adesso è un monolite anche quello. Secondo noi l'aspetto legale è un problema in Italia, nel senso che cioè, è proprio perché crea quella esagerazione legale che poi, se andiamo a vedere l'Ease of Doing Business Index, siamo molto indietro, e uno dei grossi limiti che abbiamo è proprio sulla burocrazia. Quindi ecco, ci pensiamo nel capitolo 8, purtroppo non abbiamo parlato oggi, però c'è nel libro. E per quanto riguarda la fuga dei cervelli, sicuramente, come dicevo prima, è un aspetto fisiologico e c'è da lavorare proprio sul sistema Italia, no? Quello che proponiamo noi è una sorta, lei le chiamava stampelle o pezze, no? Sicuramente il problema è che l'Italia appunto manca di attrattività, ma non solo di mercato del lavoro, è proprio un problema di sistema Italia, cioè gender balance, no? Finché una donna vede che in Italia c'è una sproporzione incredibile fra donne che lavorano e uomini che lavorano, che i NEET, una buona fetta dei NEET sono donne casalinghe che si occupano di figli, che per carità di Dio non c'è nulla di male ovviamente nel prendersi cura dei figli, no? Però per culture diverse questo ovviamente non è così comune come lo è in Italia ed è inevitabilmente un ostacolo. Quindi la nostra policy, ripeto, non risolverà il problema della fuga di cervelli, non passeremo ad essere il Regno Unito, okay, che è il paese in Unione Europea, ex Unione Europea diciamo, che attrae più cervelli, però cerchiamo un pochino di migliorare la situazione, invertire il trend perlomeno, no? E, ecco, questo era, c'era un'altra domanda. Sì? Il discorso sui contratti per gli stagionali, diciamo, in quel caso insomma il contratto a tempo determinato forse è quello che serve. L'idea non era di eliminarli to court, ma di usarli per quello che effettivamente serve. In quel caso in realtà mi sembra un uso legittimo, quello, nel caso degli stagionali chiaramente. Quello poi è tutto, diciamo, la nostra proposta era più incentrata su i contratti diversi dagli stagionali, quindi un ambito diverso. Sì, esatto, poi resta. Ok, ci sono altri commenti, abbiamo ancora qualche minuto, io devo rispondere alla domanda, ma è molto semplice la risposta. Pensatori è un overstatement. Credo che la risposta sia chiara, no? Ci sono altre osservazioni, contributi? Eccone, se volete venire giù, che così garantiamo la registrazione, perché sono stato lazy e non ho tirato fuori il gelato. Grazie. Ho visto che se chiaramente voi siete studenti di economia, insomma si è trattato soprattutto questi problemi dal punto di vista economico, ma quanto pesa anche in Italia la questione politica, cioè di quanto pesa il fatto che su queste su certi ambiti certe decisioni non vengono prese perché c'è tutta una questione politica dietro, per cui per mille motivi, per l'instabilità dei governi eccetera, i politici non prendono decisioni a lungo periodo, quindi è importante anche quell'ambito lì, no? Credo. Complimenti per il lavoro, perché sicuramente è importante che ci state lavorando sopra. La più che domanda è una provocazione. Il reddito di cittadinanza, che aleggia da questo punto di vista, non può essere visto, anche se veramente possono essere diverse le modalità su cui uno ha delle opinioni su questo, ma un'opportunità.
affrontato come, diciamo, quella possibile, diciamo, spinta che possa dare poi a qualcuno che però anche, diciamo, imprenditore di se stesso a questo punto ne approfitta e si muove da questo punto di vista. Pur, appunto, avendo anche diverse valutazioni su quello che è il concetto in sé di stato mamma, invece di essere uno stato coach che ti mette in condizioni di darti da fare e di fare il tuo futuro. Grazie. Allora, mi aggiungo anche io ai complimenti per il lavoro. E, poi, allora, uno, diciamo, tutto questo mondo, questa discussione si può prendere da tanti punti di vista. E, il tema, secondo me, un altro tema importante, sia nel discorso della fuga di cervelli e come poi riportarli in Italia, far sì che questi cervelli poi producano valore, no? per l'economia, no? per il sistema, oltre che appunto dal punto di vista solo del lavoro, no? Delle difficoltà poi, no? nel mercato del lavoro, dei contratti, eccetera. E una cosa che forse non si parla molto poco, anche le difficoltà nel fare impresa dei giovani, no? Poi no? Nel portare giovani meritevoli o appunto che sono all'estero, magari che scappano all'estero per creare impresa, per cui per poi produrre, no? E creare dei posti di lavoro. E, fondamentalmente come questo in Italia sia molto difficile, no? Io parlo per esperienza personale, e, tutto quello che uno che vuole fare impresa in Italia, no? Soprattutto all'inizio, nelle start-up, si deve scontrare rispetto magari a quello che è il mercato, no? Estero, sia, no? Dal punto di vista delle difficoltà in termini, no? di burocrazia, di accesso ai capitali, di attrarre poi persone, no? Tutto questo mondo qua è un mondo che secondo me è diciamo, se ne parla poco, però è credo molto importante, no? Poi anche in ottica di andare poi a creare delle imprese, no? E un mercato del lavoro che sia poi attrattivo e che possa funzionare anche per i giovani, no? Questa era appunto una considerazione anche della mia esperienza. E poi appunto le difficoltà anche per quanto mi riguarda sulla gestione, no? Su la gestione dei vari contratti, no? Appunto anche nell'azienda che gestisco io, è tante volte una necessità, no? Andare a utilizzare lo stage, magari, no? Utilizzarlo un pochino, no? In maniera eccessiva, oppure, no? L'apprendistato, proprio per il tema del costo del lavoro, che in una fase iniziale, appunto, dove magari i capitali, l'accesso ai capitali è difficile, uno deve anche arrangiarsi e purtroppo deve offrire e può offrire fino a un certo punto, no? Rispetto magari a realtà, no? Diverse magari che si possono trovare all'estero. Adesso direi che tre parole. Okay. No, giusto un commento per portare un po' la mia esperienza. Sono sicuramente in un settore fortunato perché sono nel mondo di IT e quant'altro e ho avuto esperienze che ho fatto, sono sempre dipendente in tre regioni diverse italiane dal nord. Però insomma, e quando voi parlate di il contratto, non il contratto, cioè per quello che per esempio il nostro settore, che sicuramente non è sindacalizzato perché addirittura i contratti sono mezzi che sono metalmeccanici, mezzi sono come del commercio, dunque anch'io ho cambiato settore secondo la legislazione italiana. Però la realtà è che per esempio in un settore che non è sindacalizzato perché non lo può essere, che è diviso, tutti i giovani, è un mondo che abbastanza tira, lo stage, il tirocinio, cioè non esiste, ci sono ragazzi che escono dall'università, prima ancora dall'università, che rifiutano banalmente contratti da 1.200, 1.300 euro e ritrovano a 25, 26 anni che ne portano a casa 2.000 netti. Dunque in realtà è vero che esiste un problema di contrattualità e tutto quello che volete, però se il mondo tira non ce n'è, nel senso che i ragazzi, cioè vedo ragazzi che hanno 23 anni, 24, che non sono neanche laureati, mollano il lavoro e dicono, beh, ma vado, per quello che prendo posso prendermi 3 mesi e poi cercarmi un altro perché ho 7.000 proposte di lavoro, tutti sopra i 30-35.000 euro lordi, ma senza nessun problema. E non lo so, cioè, nel senso, io quando vedo questi tipi di ragionamenti sul contratto o non contratto, boh, rimango un po' basito, perché sicuramente sono fortunato, ma ho visto che un po' in tutto il nord Italia, cioè se fai il programmatore... Cioè, non ce n'è. Cioè, non sono un programmatore. Però. Bene. Grazie per la testimonianza. Io direi di ringraziare i nostri relatori, no? Con un applauso.